Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova recensione. Oggi siamo qui per fare la recensione delle nuove creme Fit Porno. Vi lascio anche il video precedente perché in passato sono usciti altri gusti che ho già provato e oggi sono usciti, cioè in questo mese diciamo, sono usciti tre nuovi gusti e quindi raga, andavano provati. Voi sapete che io sono un amante delle creme proteiche, trovate tutti questi prodottini su AS Food e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Iniziamo, ovviamente ho tre gusti super particolari e super in corda con i miei gusti. Allora, io direi di iniziare da pistacchio. 35% pistacchi senza lattosio, quindi è indicata per chi è intollerante al lattosio. Eccola qui, ve la faccio vedere. Non vedo l'ora di provarla, vi dico i valori per 100 grammi come sempre. Allora, calorie 516, grassi 37 grammi, di cui carboidrati 19 grammi, zuccheri 4,1, polioli 9,7, fibre 14,5 e proteine 24. Quindi direi di assaggiarla, che alla fine è lo scopo del video. Ok. La prima cosa che sentite sono i pistacchi, cioè proprio... Ah, rimane quella... Mamma mia, bella consistenza, bellissima. Ovviamente va miscelata bene. Bella, poi ci sono anche, non voglio dire i pezzettini, però c'ha tutti questi pallini neri, che è una cosa bellissima da vedere. Averla miscelata per ben 5 minuti, direi che è arrivato il momento di assaggiare. Comunque va, devo far vedere questi pallini. Ok. Il retrogusto di non so che cosa mi ricorda, ma non voglio dire una stronzata, non voglio dire una stupidaggine, però sapete, io sono abbastanza sincera e quindi è la prima impressione quella che conta alla fine. Crema molto buona, la consistenza ragazzi è micidiale, veramente fenomenale. Si sente comunque il sapore del pistacchio, ovviamente 35% di pistacchi. Ma io sento un retrogusto tipo fruttato, ma non, cioè, perciò non volevo dire una stronzata, non lo so, però ti lascia veramente un buon retrogusto. Avete presente quando vi mangiate il gelato al pistacchio e vi lascia un retrogusto piacevole? Ecco raga, ho l'impressione di sentire lo stesso retrogusto. Comunque buona, buona. Allora, che proviamo? Bevo e poi andiamo a provare cocco. Andiamo a provare cocco. Allora, comunque raga, questo colore che hanno usato, questo azzurrino, a me fa impazzire. Poi abbinato comunque con questo tipo donuts rosa, cioè... Eccola qui, questa va miscelata bene perché già vedo tutti gli oli sopra. Ci stanno tipo come mezz'ora. Comunque, i valori nutrizionali, 489 calorie, grassi 33 grammi, carboidrati 18 grammi, di cui zuccheri 2,5, di cui polioli 14 grammi, fibre 17, proteine 27 grammi. Ovviamente anche questi senza lattosio, senza zuccheri aggiunti. Ok, la cosa più importante non ci resta che assaggiare. Tanto. Mamma mia, questa sarà la mia dipendenza. Assomiglia un po' come consistenza alla nocciolovo, solo che questa qui rispetto alla nocciolovo, la nocciolovo è un po' più liquida, invece questa qui è liquida ma allo stesso momento è anche un po' densa. Questa mi ricorda un po' quella al cioccolato bianco, però sapete,
sapete, buona ovviamente questa finirà in pochissime settimane ovviamente, però forse tra le due preferisco di più quella della Nocciolovo, penso che si pronuncia così, sì, il marchio è così, preferisco più quella lì rispetto a questa qui, quella lì anche per quanto riguarda la consistenza, ma poi il sapore era ancora più marcato, diciamo, il cocco si sentiva di più, però devo dire che anche questa è molto buona, solo che sinceramente a primo impatto tra tutte e due io preferisco quella lì, però ovviamente anche questa è molto buona. Ok, io direi di andare all'ultima, che sarebbe nocciola bianca. Eccola qua. Ok. Questo l'odore somiglia molto a primo impatto con quella nocciola Delicious, ma anche quella della Nocciolovo. Però di più mi ricorda Delicious. Ok, questa è bellissima. Questa ha una consistenza molto molto bella. Bella. Cioè, guardate qua. Diciamo che una differenza che posso fare è che le fit porn come quella Delicious hanno una consistenza vellutata, ecco, invece vellutata slash liquida, però sono più vellutate, invece la Nocciolovo è proprio liquida, cioè che è proprio liquido, però entrambe sono buone. Diciamo che in Nocciolovo c'è più una selezione proprio di creme che mi piacciono ed altre sinceramente che non mi fanno impazzire e che preferisco tipo qualcun'altra della Fit Porn. Invece devo dire la verità che le creme della Fit Porn le ho provate tutte e tutte mi hanno fatto letteralmente impazzire. Ma non so se hanno cambiato completamente la formulazione anche di tutte le altre, però c'era un gusto in particolare che mi piaceva tantissimo, che era cioccolato bianco e fragola. Mi sembra, adesso non voglio dire una stupidaggine, mi sembra di non averla vista sul sito, quindi non so se è stata pulita, però quella era proprio buona, mamma mia. Proprio il cioccolato bianco delle Fit Porn è qualcosa di assurdo, cioè proprio, poi, mo non so, vi ripeto, non so se hanno cambiato la consistenza, ma quando uscirono era proprio densa, 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 quindi si scioglieva poi in bocca, cioè veramente era fenomenale. Ok, Giulia, non ti perdere in chiacchiere, assaggiamo questa crema. Quindi è buono. Mi hai fatto la domanda, Giulia, ma i wafer Fit Porn, all'interno c'è la crema? Queste qua, per esempio? Secondo me sì, perché assaggiando questa qui mi ha ricordato... come si chiama? Nocciola, però quello buono, ragazzi, andate a vedere il video, perché sono due gusti che mi confondo, comunque il primo che ho assaggiato, qua raga, spettacolare, sapere, buono. Avete la mia benedizione, potete fare shopping su AS Food e acquistarle tutte e tre, avete la mia benedizione. Per qualsiasi cosa potete anche scrivermi su Instagram, sapete che per qualsiasi consiglio io sono sempre lì a vostra disposizione per consigliarvi. Voi sapete che io adoro quando mi inondate di screen, Giulia ma questo secondo te è buono, Giulia ma questo che mi consigli, Giulia un'alternativa, io vi adoro, quindi andate tranquillamente, scrivetemi. E quindi niente, come sempre ho parlato tantissimo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!